L'intro sul secondo palo allocca la controlla, poi allarga per Parisi. Fantastico! Marco Cristo! Organizzato dalle telecamere! Giornata in Serie C, si affrontano le due squadre dei Piazzetta contro i Focez. Partita domenicale dell'una, mentre Ragù bolle pippia, per così dire, l'applauso fra le squadre, fair play, strette di mano fra i giocatori in campo. Questo match fra due squadre probabilmente sul piano del gioco molto sottovalutate. Vediamo l'innesto di Perrella quest'oggi, che parte dalla riserva. No, dovresti anche giocare bene, così magari vinco una partita, per esempio. Un po' sì. Salutiamo Marco De Vincenzo, che fa una dedica. Sorteggio è stato fatto. Palla alla Piazzetta. No, mi taglio le pazzanenti. Si gioca anche l'innesto di Vetrani, da notare quest'oggi. Poi c'è Del Piano a difesa, irritato, confermato la settimana scorsa, mentre ancora se ne va Davide sulla sinistra, fermato da Grimaldi. De Rosa difende su Vetrani, ancora il destro di De Vincenzo! C'è stata la deviazione, ma il tiro era davvero insidioso e regala l'1-0 alla squadra dei Focez subito. Armando è per te! E c'è la dedica da Armando Caccese. Quietissimo Perrella. Perrella ancora, da per irritato. Irritato il dribbling ancora, serve Perrella. Perrella cerca ancora irritato il destro. Che bella azione per i Piazzetta, che riescono a trovare il gol del pareggio, 1-1 con irritato. Davvero però ottimo lo spunto di Perrella, che esulta davanti alle telecamere. Certo. Da dietro Nani, guarda il movimento di Davide. Davide ottimamente si inserisce. Davide al sinistro! E Davide porta in vantaggio la squadra di Piazzetta. Il punteggio di 2-1, la rimonta è completata e porta la firma di Emanuele Davide. 2-1 il punteggio. Perrella riesce anche a mantenerla in campo. Decisivo il nesso di Perrella. Adesso Santo Paolo, che commette fallo su De Rosa, e c'è anche l'ammonizione per il portiere di Piazzetta. La scivolata, comunque, ricordiamo che non vale. Per il regolamento, Santo Paolo non poteva essere che sanzionato dal nostro signor Nicolella. Sei ancora vivo? Mannaggia. Vedremo De Rosa dolorante. Ieri panino a Krugel con Mario Bilotta per lui. È stato inviato anch'io, però alle 11:30 di sera. Ce l'ha ancora tutto sullo stomaco. De Rosa, che oggi esibisce degli avvenenti boxer. Calcio di punizione De Rosa, il sinistro sulla barriera. Alvi la perde poi, e Nani in un secondo momento riesce a spazzare. Attenzione Del Piano, dove se ne va quel pallone? Stava per commettere una frittatona di uova di gallina. Calcio d'angolo per i Focez. Ancora Salvi sul punto di battuta. Dentro la palla, dove De Rosa non riesce a toccare per il tapin vincente. È il contrao di questo. E poi va la palla dentro di Perrella. Era uno schema. Davide sul secondo Paolo interviene. Bravo, ma Manuè. La sua conclusione è alta, direttamente fra le braccia di Santo Paolo.
Va a rinvio lungo Santo Paolo. Trovato solo Perrella, Perrella il destro. Ottimo l'intervento di Parente, ma qui c'era stata una dormita della difesa che aveva fatto filtrare questo pallone per Perrella solissimo. Ancora il calcio d'angolo dietro per Davide, il destro! Miracolo di Parente, quel pallone era insidiosissimo sul secondo palo. Si fa anche male Parente. Conclusione, arriva Esposito, la tiene in campo Esposito e poi se la trascina fuori. Sul punteggio di 2-1 per la piazzetta finisce il primo tempo. Parte il secondo tempo in questo match tra Focesse e Piazzetta. Ricordiamo il parziale di 2-1 per la squadra in maglia celeste. Va Santo Paolo a rinvio vicino per il Ritato. Il Ritato prova a puntare De Vincenzo, poi Grimaldi favorisce De Rosa. De Rosa stoppa palla, ancora la perde poi il Ritato. Grimaldi ancora a cercare Salvi, la ruba Vetrani, ancora poi fasi convulse con Esposito che è messa a fondo per Santo Paolo. Interviene Salvi che mette a terra e prova il destro, la traversa di Salvi, che idea e che conclusione soprattutto. Santo Paolo non aveva potuto niente, non riesce a inquadrare lo specchio. Esposito se ne va sulla destra, poi cerca di interloquire con... E poi il tiro di Esposito! Il 2-2 trovato dalla squadra dei Focesse, ottima combinazione, Salvi Esposito che porta alla rete del pareggio. 2-2 il punteggio, sigla Esposito e poi vediamo Perrella alla battuta. Nani interviene. Grimaldi ancora. Nani, ottimamente, poi De Rosa il sinistro! De Rosa, il gol del 3-1, il diagonale del 3-2, scusate, diagonale vincente, porta la firma di Toto De Rosa, il vantaggio, il rimonta della squadra in maglia arancio, che ristabiliscono il vantaggio iniziale, 3-2, gol di De Rosa. Perrella, la battuta di questa rimessa laterale, da parte di Perrella. Esposito, poi Vetrani il destro, l'intervento ottimo di Parente col piede e poi Nani. No, non c'è niente. Pericolo Grimaldi tocca per Salvi ancora per Esposito ancora per Salvi. Salvi Esposito il destro su Santo Paolo. Ottima azione per Focest. Esposito la battuta di questo calcio d'angolo vicino per Salvi. Il tacco, ma esce Nani e poi perde palla su Esposito. Esposito sul giro al destro. Piovente che favorisce Piazzetta. Poi esce De Vincenzo, tiene di destra, destro De Vincenzo. La parata di Sant'Andovale e poi Salvi. La palla è fuori. Ottima azione per i Focest. Dietro. Cercato irritato, poi parte De Vincenzo, palla al piede, De Vincenzo come un treno, De Vincenzo ancora il destro di De Vincenzo! Maico! De Vincenzo! E c'è il 4-2 che probabilmente sigillerà i giochi per i Focest. Sostanzialmente, anche se un po' scomposto, esce, poi serve Salvi, ancora Salvi il destro! Di poco fuori. Triplice fischio sul punteggio di 4-2, chiudiamo qui il nostro collegamento. Eccoci con Marco Maicon De Vincenzo, autore di una doppietta decisiva in questo match che i Focesse hanno vinto in rimonta contro la squadra dei Piazzetta. Dici due parole su questa partita. È stata una partita dura, le avversarie erano forti, sono stato giocato sia alla fine, però ci abbiamo creduto di più, giusto così, penso che abbiamo giocato meglio noi. Un commento su questa tua doppietta, una dedica in particolare. Sì, una dedica a Marco Greco, che non venisse più, che ogni volta che viene vinciamo, quindi non viene più, metti sempre la febbre. Ufficialmente licenziato Marco Greco. Comunque bravi tutti, mi sono ben detto la squadra. Auguri Armando, che si è Tempo strunza la situazione, può mai essere Toto De Rosa, Toto sulla telecamera. Ringraziamo Marco De Vincenzo. Stacca.